Hola ragazzi, benvenuti ad un nuovo video vlog. Oggi veramente andiamo a vedere qualcosa di molto 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 interessante. Vedete, sto scendendo nei meandri di questo condominio perché vi faccio vedere la cantina dove è stata allestita la home gym nella quale mi sono allenato per ben quasi un anno e mezzo, due, durante il lockdown con il gym bro Ricci. Andiamo a vedere insieme quali sono gli attrezzi fondamentali che a nostro avviso ci vogliono per rendere una home gym produttiva e varia il più possibile. Andiamo. Eccoci qua ragazzi, in religioso silenzio nella palestra più famosa di tutta Ribalta Cremasca, la home gym del gym Bro Ricci. Io partirei subito da qualcosa di superfluo, vi faccio vedere questo poster delle tartarughe ninja che per ben un anno e mezzo ci ha motivato ad allenarci. Purtroppo i risultati poi non sono venuti ragazzi, non è che si può voler tutto dalla vita, però adesso andiamo a vedere passo dopo passo quali sono gli attrezzi che ha inserito Ricci all'interno della sua palestra per renderla funzionale e per riuscire a allenarsi a 360 gradi. Partiamo. Rack station, ok, quindi abbiamo questa stazione rack nella quale sono state messe anche due maniglie aggiuntive con le quali si possono fare esercizi tipo la chest press, la shoulder, se le metti in piedi giusto, mi confermi, bravo, sì. Se le metti in piedi questa riesce a fare sì. Anche una shoulder, puoi fare i rematori, ok? E c'è anche la versione quella per i glutei, che se uno abbassa le due leve e si mette giù a 90, ti ricordi brother quando sì. Ci mettiamo a 90? Sì. Non per i nostri motivi, dico per quelli di allenamento, ecco, si può fare anche qualcosa per i glutei. Questo è molto importante, sono delle leve che veramente occupano pochissimo spazio ma ti permettono di fare una molteplicità di esercizi che sicuramente sono ottimi. Poi il rack è diciamo composto anche da queste due leve che ci sono ai lati, che sono delle safety, servono sostanzialmente a dare sicurezza quando una persona fa squat, panca, military, quello che è, posiziona le leve all'altezza giusta dove arriva, diciamo, mettiamo caso che la mia cosciata massima è qua, che sono già alto, bravo, senza bilanciere, mettiamo caso che 9 è il buco esatto, si mette la barra a 9 così si ha la sicurezza che nel caso una persona cede, anche se si trova da solo, boom, può buttare giù il bilanciere. Tra l'altro sul mio TikTok è capitato un paio di volte che crepavamo sotto il bilanciere, sì. Sotto i ferri, e facevamo vedere quanto erano importanti le safety. Poi abbiamo una torretta davanti con i pesi, con la quale si può fare naturalmente la lat machine, vedete che qua in alto c'è la sbarra per fare la lat, insieme alla lat naturalmente tutti gli esercizi per i tricipiti, push down, abbiamo preso la fune per fare le estensioni dietro, si può con il cavo in basso questo fare sia il pulley, vedete che ci sono anche le due poggiapiedi proprio per mettersi seduti, fare il pulley, potete fare il pulley, potete fare il curl con il cavo. Che altri esercizi si possono fare? Vabbè, tirate al niente una cifra di cose, raga, qua già solo questa diciamo basta per allenarsi, ok? Anche perché c'è una sbarra anche qua in alto, noi spesso volentieri abbiamo fatto le trazioni, ci siamo presi una cifra di testate, però vabbè, se avete la fortuna di avere uno spazio un attimino più alto riuscite anche a completare la ripetizione. Cazzo, neanche le trazioni riuscivamo a farle intere, figa, per questioni sì. Di mobilità. Vabbè, che dobbiamo fare? Dischi, ce li abbiamo sia da una parte che dall'altra, vedete qui ci sono queste due torrette, chiamiamole torrette, che ne so, comunque con questi ganci qua che escono, ci mettiamo dentro i dischi da 5, 10, 20, 25, insomma, quanti metri quadrati saranno solo questo rack? 2x2, 2x2 neanche, sì. 2x1, ecco, solo questo basta per riuscire ad allenarsi, ok? Quindi il power rack in questo modo è già più che sufficiente. Ovviamente ci vuole un bilanciere, Ricci ha voluto fare lo sborone e ha comprato anche altre cose, gli facciamo vedere, brava. Dai. Ma sì, tanto che ci siamo. Allora, dips station, questa si attacca al muro, noi ci attacchiamo appunto all'attrezzo per fare i dips, facciamo per i tricipiti. Si fanno così le dips, ragazzi. Sì, sì, esatto, così, guardate, faccio la tecnica giusta, una, due. Importante il saltello. L'importante è il saltello, bisogna stimolare anche le gambe, quindi dips station attaccata al muro, vedete, occupa veramente pochissimo spazio e comunque vi permette di fare degli esercizi tipo le parallele che sono fondamentali, ok? Sia per i tricipiti che per i pettorali. Abbiamo la quadra bar, bellissima, che anche questa qua, ho fatto diversi TikTok sul mio profilo,
c'erano già arrivate migliaia di persone in tutto il mondo, io ci sono arrivato ultimamente, si possono fare miliardi di esercizi al di là del classico stacco gambe tese o stacco trap bar regular, si può utilizzare per fare i pettorali e stimolare bene la fascia centrale, si può utilizzare per fare la military press, si può utilizzare anche come un semplice ornamento casalingo, cioè per dirti un giorno mi rompo i coglioni far palestra, la prendo, la porto di sopra, la pianto in sala e dico questo, una volta quando facevo palestra, sai quanti pesi ho tirato con questa barra, che ne so. Bilanciere piccolo, storto, ok, ci sono due bilancieri, o quello storto o quello dritto, dipende quale preferite voi. Vabbè, Ricci preferisce quello storto, ha preso questo, ovviamente per fare French press, curl, anche qui il supporto da muro, il portabilanciere da muro vi permette di ottimizzare al massimo lo spazio, quindi tac anche il bilanciere, ogni volta che finite le serie, quello che è l'esercizio, lo potete riporre qua e avere veramente pochissimo spazio, però avere tutto molto molto ben organizzato. Questi sono tutti attrezzature griffati, l'acertosus, che devo dire che per la linea di home gym è veramente veramente spacca. Rastrelliera con i manubri, abbiamo manubri che partono da 5 e arrivano fino a 30. Vabbè, Ricci è abbastanza debole, quindi è arrivato a 30, però potete spingermi anche fino ai 40, 50, giusto? Io mi allenavo con te. Poi abbiamo le kettlebell, che non servono assolutamente a niente, se non a ornamentare o a credere magari un giorno di fare qualcosa con le kettlebell, per altro, ma quando mai le abbiamo usate? Kettlebell, quello sono. Che ne so. Microcarichi, questi sembrano cazzate, raga. E lo sono, di fatto. Non scherzo. Queste sembrano delle cazzate perché sono i microcarichi da 0,5, 1, ti sembra che sto vendendo della droga, bravo, questo pezzo, 0,5, 1, 1,25, 1,5, 2 e 2,5. Questi microcarichi sono molto utili sia per chiaramente tutte le persone che si approcciano all'inizio, ma possono aiutare anche i powerlifter, oddio ho detto powerlifter, ma non ci diamo, brother. Possono aiutare anche tutte quelle persone che ricercano la forza e fanno quei programmi che prevedono tutto un aumento di carico molto calibrato e molto preciso con dei microcarichi che proprio permettono, diciamo, l'aumento del carico senza farlo avvertire al muscolo. Poi, vabbè, i manubri li abbiamo citati, abbiamo la fune lì, il pulleggio, abbiamo il rematore a T, questo qua, che lo potete mettere giù dove volete. E praticamente è stato un pochino messo in disparte assieme al DDT. Insieme al DDT non ce lo siamo cagati tanto, sinceramente, questo qua, anche se è veramente molto bello, perché questa leva qui per il rematore a T è mobile, quindi vi permette non soltanto di fare il rematore a T, ma anche di fare tutta una molteplicità di esercizi che vanno a prendere magari le spalle, quelli così anche ci sono, brother, che si possono fare, no? Con... Ah sì? Sì, vabbè, non li abbiamo mai fatti, però c'è gente che li fa, quindi giustamente li citiamo. Poi vogliamo fare la sboronata finale, chicca finale? Vai. Il pezzo più bello della palestra, che già dietro di me lo vedete, guardate che bella la basculante. Ah. Non tutti hanno questa basculante, ragazzi. Solo Ricci possiede questa basculante con queste rifiniture. Guarda le rifiniture. Vai sulla rifinitura, fagli vedere la ragnatela, guardala qui che si tira giù. Come una tagliatella. Servono per mandare via le zanzare. Come una tagliatella. Chiaramente stavamo parlando della pressa. Pressa, prototipo, l'acertosus. Ci sono due prototipi. Io in palestra ho quella a 45 gradi. Ricci, per spirito di competizione, ha preso l'altra. Devo dire che è però una signora pressa. Io mi sono allenato qua. Anche qui, se andate su TikTok, vedrete diversi contenuti che abbiamo fatto su questa pressa. È fenomenale. Oltretutto è un prototipo di pressa che non prevede il carico proprio altissimo. Nel senso che c'è un discorso di leveraggio che permette, adesso vi faccio vedere com'è il funzionamento, no? Vi sedete, piedi in appoggio da una parte, uno dall'altra, possibilmente alla larghezza delle spalle, staccate la pedana, qui c'è una leva, ok? Che vi porta in basso il sistema di sicurezza e poi potete che naturalmente fare le vostre ripetizioni. È basculante, si dice, no? Sì. Basculante? Sì. Ma scusa, non era quella? Ma il senso è quello, simile, si dice pressa basculante. Cioè? Cioè il nome basculante vuol dire che fa quel, prova a fare un movimento. Io quindi sto basculando. Penso me la basculo, quindi questa è una cazzata. È la pressa basculante. Quindi sì. Ragazzi, non è più leg press da oggi. Se la fate qua è pressa. No, la tua tipo penso che sia una pressa standard, che questa è basculante, perché vedi, scende. Dici pressa standard, come dire, vabbè, la tua è quella che si trova ovunque. Esatto. Questa è la chicca che si trova solo nella home gym di Ricci. Sì, no. È un bonus per la palestra, dai. Sì, chiaramente.
non rientra nelle attrezzature base che per forza di cose una persona deve avere. È chiaro che se magari c'è, lui aveva questo spazio qui in più da ottimizzare, è un grande amante dell'allenamento delle gambe, poi effettivamente la pressa è bella, si sente tantissimo il movimento, raga, se nella mia palestra con quella 45 faccio, non so, 500-600 kg, qua 200 kg muori, 200, quanto avevamo fatto, 210 sì. L'ultima volta che stavamo campando, sì. Ecco. Quindi veramente questo qui è un'ottima soluzione. Sì. Io vi ricordo di utilizzare il codice sconto BESTIA sui vostri ordini Prozis per ricevere subito il 10% più magia extra, perché se vi allenate naturalmente utilizzate integratori. No, non li utilizzate? Mangerete proteico, mangerete alimenti proteici. Andate a fare un giro sul sito della Prozis e guardate quante offerte e quanti prodotti ci sono disponibili. Detto questo, vi consigliamo anche... Due chicche, dai, gliele facciamo vedere. Dai. Al di là degli Action Man che spaccano, sopra gli Action Man c'è il timer. Quello può essere molto utile quando si fanno magari dei lavori sia a circuito. Lo facciamo vedere come funziona. Vai, se ti ricordi. Com'è che è? Start? Enter? No. Devi show questo qua, tipo. Show. And show must go on! Niente, non funziona. No, ma questa qui è una costante, che le cose funzionano sempre, poi sì. Quando le prendo in mano io non si sa perché, per quale arcano motivo diventa impossibile fare qualsiasi cosa. Esatto. Comunque il timer vi può aiutare, sì. se calcolate le pause, gli Action Man anche, perché arricchiscono, diciamo, l'ambiente, lo impreziosiscono, e poi abbiamo anche la ventola. La ventola che adesso lo diciamo, noi questo vlog qui l'avevamo già registrato l'altro giorno, però c'erano 30 gradi, abbiamo registrato che c'era la ventola che andava e poi naturalmente l'audio era venuto male, cioè la qualità dell'audio era una merda sostanzialmente. Esatto. Forse ci saremmo salvati, brother, perché non si sentiva le idiozie che avremmo sparato. Però, vabbè, questa qui è la ventola. Non è neanche tanto pericolosa la ventola. No, infatti mi sono sassato il dito almeno in 5 occasioni. Non vi dico cosa è successo poi, vabbè, lo sospetto, giusto? Sì, in teoria sì. Vabbè. Niente, raga, questa è la home gym di Ricci, nonché la home gym dove mi sono allenato anch'io personalmente per un anno e mezzo, e vi posso dire che con questa attrezzatura, anche togliendo la pressa, siamo onesti, la pressa è una chicca in più, se togliete la pressa, metti anche di non avere un motore attivo, metti anche di togliere la dips station, però semplicemente con una rastrelliera con dei manubri e un rack bello, un power rack tipo questo, potete tranquillamente allenarvi. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta la palestra, fateci sapere che cosa secondo voi manca, quale attrezzo avreste messo qua al posto della pressa o se riconfermate la pressa, e ci vediamo al prossimo vlog. Boom! Ci sta con chiusura così, guarda, aspetta che la rifaccio. Boom! No, aspetta, ancora più. Boom! Okay. Yes!